qui in via Marchetti quando piove è sempre così. È veramente anche peggio, perché c'è da stare attenti che se non mettono i cartelli uno arriva dentro, affuga anche, come già è successo, la macchina è rimasta dentro, affogata, e danni. Ma a parte, i danni sono relativi, ma se ci resta una persona diventerebbe un problema. Ma non solo questo, qui siamo abbandonati dal mondo, perché cosa vuole? Vede qua, come piove, si allaga tutto, non è solo acqua. C'è anche, come si dice, gli escrementi, sa? Il bottino in italiano, in massese si dice, no? Perché perdono le fogne e qui viene tutta la merda, sia di qua che di là. Se, lo sente lei il profumo adesso, se non c'è il naso attoppato, vedrà che... Quindi, e poi non è mica solo qui, guardi qua, qua abbiamo di quello che c'è, non manca niente, guardi, c'è tutto di tutti. Ci abbiamo mobilifici, damigiane per cantine, c'è un arredamento per casa, salotto, bidet, c'è anche il cagone, perché non manca, uno per allestire la casa, vede, qua abbiamo una discarica a cielo aperto, no? Una discarica abusiva. Abusiva, che no, non è veramente abusiva, perché se fosse abusiva il comune... non ci darebbe l'autorizzazione di votare, perché cosa vuole? E l'abbandono così vuol dire che è regolare, no? Non, quindi non è abusiva, è porta aperta per chi porta, e qui portano tutti, si cavano il lozzo da casa sua e lo portano a casa degli altri, intanto se ne frega l'amministrazione, non ci sono tante cose più. Le vostre aziende? Le nostre aziende siamo, guardi, a dirotta, qui c'è un benessere, a sta cambiando salute che non so un po' più, da tante che sta cambiando, ormai non so più neanche più lavorare, perché cosa vuole? Noi qui, per esempio, abbiamo un'azienda, ci hanno fermato perché diamo noia. Siamo industria salibre, no? Posiamo il blocco in terra perché facciamo lo stoccaggio, il commercio, si posano, si rigirano, non si possono posare perché dicono che la falda acquifera è inquinata, no? Perché io devo, per posare i blocchi devo andare a vedere la falda acquifera com'è. Qui invece abbiamo dell'acqua che è molto, diciamo, igienica, sì, in tutti i sensi, anche è potabile questo. Guardi là come viene fuori quella lì è merda e acqua. E io invece là a lavorare do noia perché cosa vuole? I blocchi, cioè sono industrie in salvi, appoggiare i blocchi intera. E poi abbiamo quella strada lì che ci filtra tutto. Tutte le fognature che le filtra, c'è un bel lavoretto, se andiamo a Naviglio lo faccio, l'ARPAT, se viene a analizzare quell'acqua lì è capace che trova qualche batterio, qualcuno li può trovare, senz'altro, no? Cosa vuole che le dica? Siamo abbandonati nel mondo qua, non c'è soluzione, bisogna pigliare quello che viene, speriamo che adesso l'amministrazione nuova faccia qualcosa, abbiamo un sindaco che è anche un compagno, vorrebbe che si muovesse un po' a dare un'occhiata anche da questa parte qui, non solo di occhiare dall'altra parte, no? Perché è uno schifo, gli è veramente una schifezza, questa per me è una stronzata, e uno stomaco a passare da qui, almeno il vomito se le basta di là, c'è un puzzo, non si resista, e poi il pericolo, ma vieni qui, hai dato transenna, l'encantera, sei donata al benunghe di Occane Padrenta, no? E il mondo va avanti così. I lavori sono stati fatti di recente a sottopassaggio? L'hanno fatto, mi ha detto che la magnate qui, ma se quelli lì devo, io ho un sistema da lavorare, come vengo una bisciata, sta là, vengo una piscina, che posso mettere i pesci, quasi, se mi dai il permesso si mette la droga, con la merda che è, sai come vengo nella svelta, vengo quei trodonghi, dico cane che, oh ma Dio se salva che lavori, cosa, signorina, cosa vuoi che dica? Asciamo i sgommenti qui.